progetto Orto Buono è un progetto che abbiamo avuto l'opportunità di realizzare all'interno del centro di accoglienza di San Giusto Arrentennano nel comune di Gaiolo in Chianti. Il primo progetto che noi abbiamo sperimentato in realtà aveva un campo un pochino più circoscritto, che era quello della viticoltura e coltivazione degli olivi. L'anno in corso invece ci ha permesso di ampliare un pochino il campo nell'ambito agricolo e abbiamo spaziato un pochino su quelli che sono i principi dell'agricoltura. Questa azienda lavora con una forte attenzione all'agricoltura biologica e quindi siamo entrati anche nello specifico di che cosa significa coltivare bio e hanno fatto moduli formativi sulla fitopatologia delle piante, siamo andati un pochino più a fondo anche delle caratteristiche della coltivazione proprio degli ortaggi. E ora stanno sperimentando le competenze acquisite nel campo che è qui sotto al centro di accoglienza con una piantagione che prevede un po' di tutto. Abbiamo notato che il consumo tipo di verdura da carote a patate è molto molto elevato, che noi ogni settimana consumiamo circa 20-30 kg di cipolle, 20-30 kg di patate, sono le cose che facilmente possiamo anche noi affrontare le spese, diciamo. Quindi l'idea è quella, ora come ora, di fare una prova per l'autoconsumo. Potrebbe essere utile anche di produrre per altre strutture, ma siamo a metà anno, vediamo cosa produciamo, cosa riusciamo a fare. Tre di loro hanno avuto la possibilità a termine del tirocinio Giovani Sì di trasformare questa opportunità in inserimento lavorativo. Due di loro ancora lavorano con l'azienda e quest'anno abbiamo nuovamente pensato di programmare un altro progetto di formazione, sempre nell'ambito agricolo, perché la zona questo richiede. Io lavoro qui da un anno, 6 mesi circa. Ho registrato sia l'aumento e l'assunzione all'azienda ospiti Fattoria San Giusto Arrentennano, che sempre ha aperto la porta in più e in più. L'anno scorso, al di là di quelli 4 ragazzi che erano inseriti fin dall'inizio, durante l'estate l'azienda ha assunto 6 ragazzi con contratto regolare. Quest'anno addirittura ha iniziato a assumere i ragazzi piano piano, come pre-vendemmia, la preparazione per orientarsi meglio nel lavoro nel campo. E al di là della collaborazione con la fattoria San Giusto Arrentennano, altre aziende grosse hanno saputo che ci sono ragazzi validi che hanno esperienze che potevano collaborare o lavorare con loro. Di conseguenza hanno iniziato a assumere. Chi ha lavorato e poi magari quando è stato convocato in commissioni o in tribunali ha dimostrato come un segno di integrazione, quindi grazie alle esperienze precedenti, grazie alla cooperativa Pangea, è riuscito a investire in maniera, diciamo, adeguata, dando strumenti per poter integrare la società. Quindi alcuni ragazzi hanno ottenuto anche i documenti, diciamo, o soggiorno umanitario, proprio con motivo di lavoro, quindi con un segno positivo, un segno, diciamo, di collaborazione e integrazione. Credo che il valore aggiunto di questo percorso formativo sia la sperimentazione del percorso abbinato all'inserimento lavorativo. Grazie va alla Fattoria di San Giusto che insieme a noi ha creduto nella possibilità di integrare questi ragazzi ospiti del centro di accoglienza attraverso il lavoro.